cordiale saluto amici di Elp. Beh, è aria di Natale e insomma quest'aria si respira molto bene. Siamo nel centro storico di Salerno, insomma luci d'artista, ci sono i colori e c'è l'atmosfera giusta per parlare di Natale. Ci stiamo portando presso la chiesa di San Giorgio, antichissima, veramente un gioiello della nostra città, per parlare e incontrare soprattutto l'associazione Arcoscenico, un evento importante che si rappresenta oggi, fatto di musiche, di canti e di poesie. Seguiteci. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some. Incontro Antonella Quaranta, presidente dell'associazione Arcoscenico. Pensate, una realtà presente sul nostro territorio, nella nostra regione, da circa 30 anni. Sì, è così. Sono 30 anni. Oggi è un appuntamento importante, ma d'altronde l'associazione Arcoscenico incontra tutti gli eventi che hanno a che fare con le tradizioni, con l'educazione, e quindi il Natale per voi, questa tappa, quella di oggi, i canti e le cudi di Natale, è una tappa importante. Ma prima di parlare di questo, accennare di questo, parliamo dell'associazione Arcoscenico. 30 anni significano tanto. Eh sì, tanto. Immagina quante cose in 30 anni ho organizzato, quante rappresentazioni teatrali, ma soprattutto manifestazioni, eventi, come anticipavi tu. E questo per me è un evento, soprattutto il periodo natalizio. Proporre alla città di Salerno, ma non solo, perché uno spettacolo, questo che fra un po' vedremo, i Cunti e i Canti del Natale, che noi portiamo in giro ogni anno in questo periodo. L'associazione Arcoscenico, presente sul territorio da 30 anni, e grazie all'impegno dell'associazione Arcoscenico, che il Comune di Salerno, con grande volontà da parte della assessorato, nello specifico del dottor Ermanno Guerra, ha voluto fortemente che rientrasse negli eventi luci d'artista. Quindi noi siamo rientrati in un cartellone già bello, prestigioso. Ci sono tanti avvenimenti in questo periodo. Salerno veramente negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. E poi una location, diciamo, storica, insomma, questa chiesa, la chiesa di San Giorgio. Come dicevo prima, una chiesa veramente che è la storia, e quindi rappresentare qui significa alimentare ancora più le emozioni che si generano in un ambiente così straordinario. Si amplificano. Sono 4 anni che io ho prenotato una data qui nella chiesa di San Giorgio. Sembra strano, ma è così. E stasera ci troviamo in questa chiesa magnifica, nel cuore del centro storico di Salerno. Poesie, musiche e direi anche partecipazione, perché la gente viene volentieri ad ascoltarvi, lo fa non solo nel periodo natalizio, ma lo fa perché insomma si trasmettono, come dire, si motiva l'animo, no? Quindi l'arte soprattutto fa questo, e sono momenti importanti perché la musica ci aiuta a stare bene con noi stessi. L'unico momento di aggregazione, l'unico momento per poter emozionare, far sorridere, far commuovere il pubblico, è il momento teatrale. E quindi io per il teatro ho la mia passione, che non mollo, nonostante i tanti problemi che tutti hanno assolutamente. Non voglio lamentarmi di nulla, anzi ringrazio, perché questo lo diciamo noi attori, è il mestiere più bello del mondo. Rodolfo Fornario, socio dell'associazione Arcoscenico, ma in questo caso colui che un po' ha assemblato sia nei testi sia nell'organizzazione in generale questo meraviglioso evento che di qui a poco ci accingiamo a vedere. I canti e i cunti di Natale, che cos'è? Guarda, nasce essenzialmente più che da, come dire, da un'idea, nasce da una sensazione. Io ricordo
mia infanzia, quando il Natale era il momento in cui ci si riuniva, la famiglia, i vecchi che erano un po' i nonni, no? Erano le memorie storiche, quindi raccontavano delle cose. Io avevo una nonna originaria di Avellino che amava anche cantare delle cosine, quindi erano delle cose che avevo, diciamo, da qualche parte legate nella memoria. Poi 4 anni fa nacque l'opportunità di mettere in scena uno spettacolo sul Natale e la mia ispirazione fu proprio quella, cioè riuscire a recuperare un po' di quella sensazione di calore che dovrebbe essere tipica del Natale. Oggi credo che in effetti il Natale, al di là del grande significato, della grande importanza religiosa, ma rivesta una chiave fondamentale come un momento di speranza, come ipotesi proprio di rinascita, ed è un'esigenza che credo che in questo momento sia molto molto forte. Tutto questo viene allietato da voi con dei brani, con delle poesie, della musica, della tradizione popolare, ma non solo. Sì, perché così come chiaramente noi siamo partiti in questo viaggio ideale, partiamo dalle nostre basi culturali che sono legate a Napoli, alla Campania, perché comunque abbiamo queste radici forti che ci legano al territorio. Però non mi sembrava giusto limitarci soltanto a questo spazio qua, per cui in effetti lo spettacolo per il 70% è legato alla napoletanità, è legato comunque alla nostra terra, però poi in effetti spaziamo, cioè allarghiamo, andiamo anche un attimo a vedere il Natale in altri luoghi. Noi partiamo con due momenti che poco hanno o nulla hanno a che vedere con Napoli, perché partiamo con una poesia meravigliosa di Madre Teresa di Calcutta, dove si parla del Natale e si parla della quotidianità del Natale, cioè può essere Natale tutti i giorni se soltanto capiamo effettivamente qual è il reale messaggio del Natale. Poi abbiamo un brano della tradizione sarda, che è una ninna nanna meravigliosa, molto dolce, eseguito da Aurora Giglio. Poi ci immergiamo in Napoli in maniera molto molto forte, passando da De Simone a Di Giacomo, quindi abbiamo tante cose. Abbiamo delle poesie, alcune poco conosciute, ma ritengo che siano di un'attualità incredibile, di grandi autori, Russo, lo stesso, abbiamo un'altra poesia molto interessante di Peppino Russo, non Ferdinando, che parla del Natale in una maniera molto particolare. Quello che mi ha colpito è la grande attualità di questi testi. Il messaggio che c'è dietro. E quindi abbiamo voluto inserirli, quindi abbiamo questo passaggio tra, ecco, racconti, parliamo delle leggende, dei passaggi interessanti sulle leggende legate alla notte di Natale. Poi abbiamo il finale che è un po' inaspettato, direi. Tanto più che se pensi che in effetti lo spettacolo è stato scritto 4 anni fa ed è rimasto praticamente poi immutato. Oggi questo finale acquisisce una forza particolare, acquisisce un significato particolare, perché io ho inteso chiudere questo spettacolo proprio con un forte messaggio di speranza. E mi sono rifatto mettendo insieme due momenti ad un canto che oggi, una canzone che oggi acquisisce un valore particolare dopo gli ultimi episodi purtroppo accaduti, che è Imagine di John Lennon, e sovrapponendo il famoso discorso I Have a Dream di Martin Luther King. Non hanno nulla a che vedere col Natale all'apparenza. In realtà del Natale hanno tutta la forza della speranza, perché sono dei canti di speranza, sono dei brani che pongono la speranza al loro centro, come molto probabilmente in questo momento il Natale diventa, al di là del fatto, ripeto, consumistico, sicuramente che ha la sua importanza per l'amor del cielo, per l'economia, ma in questo momento credo che ci sia proprio una necessità di speranza. Lancia soldato, lo presenta antico, a dove le pasture erano tutte frate, a dove zambugnare un bondo vica suonava ancora e l'angelo incantato per fuori l'ascia dei più poveriello spandevano l'adore incenza fina. Sono con Aurora Giglio
conosciuta, molto conosciuta per, come signora della posteggia. Chiediamo subito perché, insomma, è facile immaginare. A Napoli ho cercato di riportare questa antica arte della posteggia, cioè della musica senza amplificazione e a richiesta, un'arte che proviene dai Grand Tour del 1700, dove appunto i turisti arrivavano a Napoli e venivano accompagnati dalle carrozze nei vari ristoranti, e poi i vetturini posteggiavano i cavalli e anche loro suonavano e accompagnavano le belle melodie che poi sono andate in tutto il mondo, tant'è che nel mondo ci conoscono attraverso la canzone classica napoletana. Ma che bella poesia, no? La musica napoletana è poesia, c'è niente da fare, perché richiama così in modo rapido, diretto, la motivazione di ognuno di noi, cioè, di seguire le tradizioni, di stare bene con gli altri, condividere, ecco. Convivio, e in effetti è proprio questo, si mangia e si ascolta, questo non impedisce all'arte di poter far partecipare anche tutti, quindi è uno spettacolo fatto con i commensali. Questa è... I canti e i liguti di Natale, l'evento di questa sera alla Chiesa San Giorgio, insomma la location è straordinaria, c'è poco da fare, cari amici, ma i temi che sono stati scelti, perché non sono solamente brani napoletani, vero? No, appartengono sia alla tradizione popolare della Campania, ma direi anche dell'Italia, infatti io canto una bellissima ninna nanna sarda. Ma poi arrivano alla tradizione della canzone classica napoletana con il brano mio, per esempio, con un altro A Novena di Giacomo, e poi Lacrime Napoletane. E poi gli stessi sentimenti e contenuti vengono declinati fino alla musica pop con Imagine. Quindi è quello che c'è dentro che passa, non la forma. La forma sono tante forme varie d'arte musicale. Dicevamo prima col maestro Barbaro, queste musiche che riescono a toccare i giovani. Oggi viviamo in un mondo così globale, sembra che quasi parlare di tradizioni significa quasi allontanarsi dalle nuove generazioni. C'è un ritorno e certo dobbiamo farle conoscere nella maniera più vera, e cioè quella dal vivo, per cui la tradizione se passa per TV o per PC non ha lo stesso effetto, bisogna partecipare in maniera junghiana, direi, quindi partecipare ed essere spettatore ma anche protagonista di queste tradizioni per poterle assimilare e poi tramandare. La tradizione si tramanda oralmente. Seconda parte di Help, vi ricordo che oggi siamo in questo stupendo posto, la Chiesa San Giorgio, qui a Salerno, con me il maestro Romeo Barbaro, insomma Tamorraro, importante, uno dei primi, insomma, riconosciuti, e anche membro della nuova orchestra Scarlatti. Maestro, momenti del genere richiamano il Natale, ma in effetti mi viene subito da dirle come mai lei ha imparato a suonare questo strumento così tradizionale, no? Questa è una storia che risale ai miei 6 anni, mia nonna, quindi alle falde del Vesuvio, quindi in effetti perché io sono adottato nella città di Napoli, stasera siamo a Salerno, ma Napoli, insomma, era uno dei primi arrivati a Napoli a portare la tradizione della mia terra, poi vabbè,
insomma in conservatorio, quando mi sono diplomato ho avuto il mio excursus. So che però nonna Filomena, la sua nonna, c'entra tutto, tutto questo, no? C'entra proprio tutto. Della mia vita, in effetti, e la racconto sempre perché comunque è anche bello riomare sempre il passato, insomma, non per essere comunque nostalgici, però comunque c'è una storia che non si può negare, anzi si deve sempre ricordare in quanto muore, specialmente in questi momenti. Perfetto, ed è proprio questo, ricollegarci a questo momento diventa importante, essenziale, perché si lasciano messaggi alla comunità e attraverso la musica, gli strumenti, si riesce a mettere insieme, a cimentare le tradizioni, la motivazione, la passione, la speranza, vero? Beh, durante i miei concerti ho sempre cercato di diffondere la tradizione vera, pura, quella del mio paese, che noi siamo gente contadina, veniamo proprio dalla terra, quindi in effetti i giovani, facciamo un po' di sforzo, perché comunque la diffusione è anche un po' pesante, perché non a tutti viene ricevita, e quindi dobbiamo fare tanto, però noi queste crociate che noi facciamo cerchiamo di essere, come dire, insomma, esaustivi nelle nuove generazioni, insomma, nelle nuove generazioni. È Natale e questo evento ci aiuta, come dire, a metterci un po' di noi stessi per farlo, per tramandarlo agli altri. La musica aiuta ad avvicinare i giovani, vero? Alle tradizioni. La musica, noi diciamo una vecchia frase, una cosa molto bella, la musica pulisce l'animo dalla polvere della vita, ed è vero, una frase di Adorno, che è molto bella questa, ed è importante dirlo, perché comunque tutto si risolve, io dico, la risolutezza della vita è con la musica. Ebbene, basta dire che con la musica si esce dal trauma. Quindi tutto ciò gira intorno alla musica. Assessore alla cultura e il turismo del Comune di Salerno. Un'iniziativa questa di Li Canti e Li Conti di Natale molto importante per la nostra comunità, proprio un vero e proprio viaggio intorno al Natale fatto di musica, di colori, di emozioni, proprio delle nostre tradizioni, assessore. Sì, un'iniziativa bella, importante, che rinnova la collaborazione con l'Associazione Arcoscenico di Antonella 40, che ripropone anche quest'anno per il Natale una bella iniziativa. Sono iniziative, questa si tiene nella splendida chiesa di San Giorgio, sono iniziative, dicevo, a beneficio non solo dei salernitani, ma abbiamo concentrato nel periodo novembre-gennaio una grande quantità di belle proposte culturali e artistico a beneficio delle decine di migliaia di turisti che in questo periodo affollano la nostra città. È un modo per offrire la suggestione della visita della città immersa nelle luci, ma anche una proposta artistica, culturale sostenuta. Never be the one you chose out of a thousand.
invitations you receive. Bene, siamo alle battute finali di Help. Io raggiungo una collega, la dottoressa Rita Lupo Occidente. Insomma, Rita, sono contento di chiudere con te questo momento. Tu sei la conduttrice di questo spazio. Si parla di Natale, si parla di tradizioni e so che tu su questi temi sei molto molto forte, anche su questi temi. Grazie Sergio, grazie a voi chiaramente che offrite ulteriore visibilità a questo spaccato natalizio che secondo me deve essere recuperato, rivalutato proprio in questo momento in cui le nostre tradizioni rischiano di essere dimenticate, di essere annientate in nome di un'intercultura spesso che vuole cancellare quella che invece è l'identità proprio nostra. Il presepe, i canti natalizi, le tamborre, le cornamuse costituiscono un po' lo zoccolo duro di una tradizione religiosa cattolica che dalla culla di Greggio fino al secondo millennio ormai inoltrato ancora grida con forza un evento salvifico per l'umanità. Rita, soprattutto in questo momento di globalizzazione è molto importante che questi eventi siano carichi di partecipazione e quindi, come dire, l'effetto, gli strumenti che hanno a disposizione gli artisti possono servire molto. Come no, io infatti plaudo enormemente ad Arcoscenico che ormai si avvale da tempo della abile e sapiente regia di Antonella Quaranta che l'ha voluto questo momento di Arcoscenico privilegiasse il Natale proprio nel rispetto della tradizione del territorio. Quindi credo che gli artisti dicano la loro in una maniera autorevole. Stasera l'hanno fatto in modo egregio, superbo devo dire. Quindi dalla Chiesa di San Giorgio abbiamo l'opportunità sotto queste stupende luci d'artista che ormai sono un volano a livello nazionale, oserei dire non solo, di approfondire quello che sta un tempo, il repertorio anche della nostra napoletanità, della nostra classicità e quelli che sono anche i rigurgiti che tuttora esistono ancora, un suono di ciaramelle, la tamborra, la posteggia, sono tutti elementi che vanno recuperati, soprattutto da rilanciare per le nuove generazioni che rischiano invece di obbliarne la memoria autorevole. E l'abbiamo parlato anche negli interventi precedenti con i nostri amici artisti. Rodolfo Fornari, insomma Rodolfo, siamo proprio in chiusura, l'evento, complimenti di questo evento organizzato, della regia, di tutto l'impegno come professionista, insomma è la quarta edizione che si sta per concludere, insomma complimenti. Grazie a voi per averci aiutato e supportato e in qualche momento pure sopportato. Ma a questo mai, Antonella Quaranta, mai perché insomma gli impegni e come quello vostro dell'Associazione Arcoscenica sono sempre molto molto apprezzati. E giusto un accenno a quello che sarà dopo Arcoscenico, il nuovo percorso, le nuove iniziative. Beh, ci sono delle iniziative importanti, accenniamo solamente una cosa, libertà, ne abbiamo parlato fino a qualche settimana fa a Salerno, sono stati fatti anche dei provini importanti, sarà un musical dove Salerno farà la sua parte, non voglio dire altro, una cosa interessante. Sergio, è doveroso ringraziare innanzitutto la Chiesa di San Giorgio e il Don Comincio Lanzara, il Comune di Salerno, l'assessore, i giornali che ci sono stati vicino, la città, Il Mattino, la dottoressa Rita Lupo, carissima amica, voi di Mentoring, Monia, grandissima professionista, grazie per l'interessamento, grazie per averci supportato, ma soprattutto un plauso agli artisti, sono stati straordinari, ancora le note del maestro Vittorio Cataldi che con il suo pianoforte ci ha deliziato, Aurora Giglio, Romeo Barbaro, Rodolfo Fornario, noi tutti vi diciamo buon Natale, serenità e pace, amori a tutti. Io invito Monia qui con me, perfetto, allora Monia ci siamo, l'augurio lo facciamo insieme ai colleghi, agli artisti tutti quanti, un sereno Natale, ma veramente un Natale di cuore perché ne abbiamo tutti tanto tanto bisogno e a questi momenti noi diciamo grazie perché la nostra comunità ha bisogno di sentirsi sempre unita, no? Cementata e noi ce la mettiamo tutta. Buon Natale! Asking him if he'd be his Christmas tree.